Una buona serata, bentrovati a questo secondo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza coronavirus, 4 i nuovi casi di positività registrati oggi in Abruzzo, tutti localizzati nella ASL Lanciano-Vastochieti. Percentuale bassissima, siamo allo 0,2% rispetto al numero dei tamponi analizzati. Il servizio di Jacopo Forcella. Sono 4 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, tutti localizzati nella ASL Lanciano-Vastochieti. Questo è il responso dei 1.718 tamponi analizzati, 0,2% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 7 su 1.260 tamponi analizzati, 0,5%. Dunque il totale nella nostra regione sale a 3.197, 188 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 6, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.195, meno 21 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.389, con una diminuzione di 24 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 58.945 test, di cui 53.363 sono risultati negativi. Sempre per quanto riguarda il numero complessivo, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona-L'Aquila, 811 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1.491 alla ASL di Pescara e 649 alla ASL di Teramo. Si congratula per i dati della regione il presidente della giunta Marco Marsilio, che appunto festeggia la positività di questi dati e anche il fatto che ieri a Pescara ci sono stati zero contagi. Pescara e l'area metropolitana sono state le più colpite da questa emergenza. In più Marsilio dice che da ieri i guariti che hanno sviluppato anticorpi hanno cominciato a donare il sangue per le terapie al plasma iperimmune. Parte in questi giorni con la collaborazione della Croce Rossa anche la sperimentazione dei test sierologici per capire quanta parte della popolazione abbia sviluppato gli anticorpi. I primi giorni della ripartenza danno segnali incoraggianti, dice Marsilio, e la regione sta accompagnando la ripresa dell'economia e il ritorno alla normalità con il potenziamento delle strutture sanitarie, dei laboratori, protocolli e linee guida per lavorare in sicurezza, regole di precauzione e prudenza che, se rispettate, garantiranno di vincere la sfida. Queste le parole di Marsilio. È una vera e propria gara su scala mondiale a chi sintetizzerà per primo il vaccino contro il coronavirus. Sarà quello il momento in cui la guerra al Covid potrà dirsi vinta. Col professor Claudio Ucciferri abbiamo parlato dei filoni principali di questa fondamentale ricerca. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. La fase 2 ha avuto una nuova svolta con le riaperture di tante attività del 18 maggio, dopo quelle del 4. Eppure la guerra al Covid-19 non è ancora vinta. E questo è il momento della convivenza col virus, col rispetto dei vari protocolli dettati per le varie attività e del mantenimento dei buoni comportamenti che tutti conoscono, il distanziamento sociale e l'uso dei DPI. È una questione di attesa. Affinché la scienza e la ricerca non sintetizzeranno un vaccino contro il coronavirus, allora si potrà tornare alla normalità. Una parola. Vaccino che è sulla bocca di tutti, che in tanti hanno scelto di farsi iniettare per fronteggiare l'influenza. Ma cos'è un vaccino? Lo abbiamo chiesto al professor Claudio Ciferri, docente di malattie infettive dell'Università del Molise, UNIMOL, e medico nelle corsie del Santissima Annunziata di Chieti. Il vaccino è una sostanza che introduciamo, un farmaco, se vogliamo, che introduciamo nel nostro corpo, che sfrutta le capacità del sistema immunitario di sviluppare un'immunità, quindi una risposta contro un agente biologico senza dover incontrare l'agente biologico. Quindi nel vaccino è contenuta una sostanza che si chiama poi antigene, che è la sostanza che provoca la risposta immunitaria, che in genere è la sostanza che la provoca fisiologicamente, cioè la risposta che noi facciamo quando incontriamo l'agente biologico. In questo modo noi, senza incontrare l'agente biologico, riusciamo a sviluppare l'immunità, cioè la protezione contro l'infezione. E in generale un vaccino impiega dalle 2 alle 6 settimane per dare
dare un'immunità efficace. Non è detto che una singola dose di vaccino sia sufficiente per dare una protezione immunitaria duratura nel tempo, quindi esistono vaccini per cui è necessario ripetere le dosi per avere una copertura nel tempo. Presa dall'emergenza Covid-19, la comunità scientifica sta dando vita ad una vera e propria caccia al vaccino. Tantissimi gli studi in atto. Su quali versanti e con quali prospettive? Se tutto va bene, e non è detto che tutti i vaccini funzioneranno, dovremmo avere un vaccino nell'ottica di 6-12 mesi. I vaccini allo studio sono di vario tipo. Alcuni utilizzano gli anticorpi prodotti dai soggetti umani per produrre, al contrario, si chiamano vaccini reverse, per produrre l'antigene da proprio utilizzare per far produrre questi anticorpi. Altri utilizzano gli antigeni di superficie, cioè le strutture esterne del virus, tra cui la proteina spike, che si ritiene provocano la risposta immunologica nel soggetto, e quindi produrre solo la proteina per somministrarla. Altri stanno utilizzando un meccanismo abbastanza standard, che è quello di uccidere, rendere inattivo il virus e somministrare per intero il virus. Quindi i tipi di vaccini sono tanti, ce ne sono anche altri, ma sono tanti e le strategie sono diverse. Probabilmente i vaccini reverse sono molto interessanti da questo punto di vista, perché sviluppano un meccanismo che noi abbiamo già, quindi gli anticorpi prodotti da soggetti che guariscono, per produrre da un punto di vista di biotecnologia l'antigene che ha prodotto quell'anticorpo. Quindi sono estremamente interessanti, sono un pochettino più elaborati dal punto di vista concettuale e produttivo. Da un punto di vista pratico, probabilmente i vaccini contro la proteina spike o i vaccini da virus inattivato saranno quelli che arriveranno prima in commercio. Nel prossimo servizio parliamo dei dispositivi di protezione individuale, tradotto guanti e mascherine monouso per lo più, e del loro smaltimento. Lo vediamo con il servizio di Giuseppe Dintino. Indossare la mascherina è importante, ma è importante anche non buttarla a terra. Per tutelare la salute pubblica c'è stato un grande incremento dell'utilizzo di dispositivi monouso e il rischio è che questi non vengano smaltiti correttamente. L'Istituto Superiore della Sanità ha diramato un comunicato in cui dice che questi rifiuti devono essere trattati come indifferenziati, quindi ovviamente tutte le mascherine e i guanti che vengono utilizzati devono essere conferiti per essere indifferenziato. Adesso qual è il problema? Il problema è sia all'interno delle strutture e degli edifici, così come delle aziende, non sarà molto complicato. La cosa un po' più complicata sarà poter conferire questi rifiuti ad esempio fuori i supermercati oppure in generale vicino nelle aree parco cittadine, dove le persone magari dopo aver fatto la spesa o dopo aver fatto una passeggiata, ammesso che abbiano indossato mascherine e guanti, poi non trovano dei contenitori adeguati per conferire i rifiuti. Tra le soluzioni proposte è quella di posizionare numerosi bidoni, soprattutto nei luoghi maggiormente trafficati, dove gettare guanti e mascherine, ma anche quella di incoraggiare la popolazione a servirsi di dispositivi di protezione lavabili e riutilizzabili, preferendoli, ove possibile, a quelli usa e getta. Il lockdown, tra fabbriche chiuse e automobili in garage, perlomeno ha causato un leggero miglioramento delle condizioni ambientali. È importante adesso non rovinare tutto in virtù della ripartenza. Sarebbe opportuno che noi ci riconsideriamo parte della natura e dell'ambiente, capiamo che non possiamo essere slegati dall'ambiente e dalla natura. L'importante adesso è non ricominciare la fase 2 dicendo va bene, adesso dobbiamo recuperare il tempo perso, i soldi persi. Tralasciamo le tematiche ambientali per seguire quelle economiche e basta. E a proposito di mascherine, nelle farmacie comunali dell'Aquila saranno distribuite gratuitamente agli over 65. Il servizio.
Nelle farmacie comunali del capoluogo le persone sopra i 65 anni potranno beneficiare di mascherine in omaggio anche senza acquistarne altrettante. Le mascherine in vendita sono state infatti esaurite in pochi giorni, ma saranno distribuite comunque quelle destinate all'omaggio per gli over 65. L'azienda farmaceutica municipalizzata, la AFM e il Comune dell'Aquila hanno infatti annunciato che, dato l'esaurimento istantaneo dei dispositivi a pagamento e la difficoltà di approvvigionamento dalla filiera del governo e dalla struttura commissariale, si è proceduto a sganciare l'acquisto dalla gratuità e quindi di garantire il dispositivo agli over 65. Si ricorda che l'elenco delle farmacie comunali con i relativi indirizzi, recapiti e orari di apertura è consultabile sul sito internet della AFM e sul sito messo a disposizione di tutte le attività commerciali aperte durante l'emergenza dal Comune dell'Aquila, vincilvirus.it. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo della bonifica di Bussi, 50 milioni destinati a pulire le aree e alla reindustrializzazione dell'ex polo chimico di Bussi sono stati riassegnati e potrebbero non essere più impiegati sul nostro territorio. Vi è anche l'intenzione di annullare il bando del 2018 per i lavori di bonifica. Il Comune non ci sta ed annuncia battaglia legale. Sentiamo il servizio. Il Ministero ha sottratto i fondi per la bonifica di Bussi, un'ulteriore beffa ad un territorio martoriato dopo i numerosi ritardi per la sanificazione della più grande discarica chimica d'Europa. Il Ministero dell'Ambiente ha chiuso la contabilità speciale dove erano i 50 milioni previsti per la bonifica e la reindustrializzazione dei siti di Bussi e ha riassegnato le somme a favore del Ministero dell'Economia. Un fatto gravissimo, dicevo. Voglio ricordare che queste somme erano state prese dai fondi per il terremoto e attraverso una legge, la numero 10 del 26 febbraio del 2011, erano stati destinati al territorio di Bussi affinché si potesse procedere alla bonifica e alla reindustrializzazione di quei siti. Con questo atto fatto dal Ministero è chiaro che la possibilità di avere un territorio bonificato e reindustrializzato diventa sempre più problematico. E non è finita qui. Altro stop alla bonifica arriva dall'intenzione del Ministero di annullare il bando del 2018 tramite cui si assegnavano i lavori di bonifica. Benché tramite il bando si era individuato chi dovesse procedere alla bonifica, il contratto non è mai stato firmato e adesso lo Stato se ne lava le mani mentre il Comune annuncia che procederà per vie legali. Il Ministero mi ha comunicato alcuni giorni fa che questa settimana procederà a fare l'annullamento della gara. A questo punto è scontato che l'amministrazione dei Bussi procederà per vie legali. I 50 milioni che oggi spariscono dall'orizzonte di Bussi provenivano dal fondo per il terremoto dell'Aquila ed erano destinati alla bonifica e alla reindustrializzazione della Val Pescara. I lavori sarebbero potuti partire subito e secondo la sentenza del Consiglio di Stato sarebbero dovuti essere risarciti dalla Edison, individuata come responsabile del disastro ambientale. Il Ministero non tiene conto del fatto che a giugno del 2018 la provincia di Pescara ha individuato il responsabile dell'inquinamento in Edison. Edison ha fatto ricorso al TAR, il TAR alla regione, alla provincia di Pescara. Edison ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha dato ragione alla provincia di Pescara. Non ci sono più alibi, il Ministero poteva immediatamente dare inizio ai lavori e invece non l'ha fatto. Adesso non è dato sapere quando finalmente ci libereremo delle tonnellate di piombo, mercurio ed altre sostanze tossiche seppellite nel cuore della nostra regione, mentre l'area metropolitana di Pescara rimane quella con una maggiore incidenza di tumori ed altre patologie riconducibili a questo inquinamento. Io credo che il progetto finale di Edison sarà o una messa in sicurezza permanente o un tombamento, il che significa che quei terreni che saranno coperti da un telo non potranno più essere utilizzati per la reindustrializzazione. Adesso ci spostiamo nella Marsica per parlare della El Foundry di Avezzano. Incertezze per l'azienda
in questo immediato post-Covid. 900 lavoratori infatti attendono di conoscere il proprio destino. L'azienda si dice impossibilitata ad accedere al credito. Gli ammortizzatori sociali, unico strumento per fronteggiare la crisi. Ancora incertezze sul piano industriale. Ne vediamo il servizio di Luca Pulsoni. Questo periodo di transizione Covid sta facendo emergere delle problematiche aziendali preoccupanti per il prossimo futuro. Il Covid si abbatte sulla già delicata situazione dello stabilimento avezzanese di El Foundry. 1500 lavoratori hanno sottoscritto un manifesto per chiedere all'azienda chiarimenti sull'immediato futuro. Da un anno e mezzo quasi 900 dipendenti subiscono una forte riduzione economica dopo i contratti di solidarietà firmati in vista della vendita dello stabilimento. Figure professionali che aspettano ancora di conoscere il proprio destino nella fase 2 post-Covid. Covid che cosa creato? Qual è stato poi il problema aggiuntivo del Covid? Che sta iniziando a far emergere problematiche industriali di notevole importanza, perché non c'è solo questo anno e mezzo di abbattimento economico, adesso ci saranno anche problematiche che riguardano il futuro di queste figure professionali. L'azienda ci deve dire che cosa vuole fare di tantissime figure professionali che lavorano qui dentro. Ci sono persone che hanno una certa professionalità, ci sono ingegneri, ci sono fisici, ci sono chimici, che non stanno qui piangendo, ma vogliono capire, vogliono sapere la verità dalla proprietà. Preoccupazioni dei lavoratori che si intrecciano con i silenzi dell'azienda in merito al piano industriale annunciato lo scorso novembre al tavolo del Mise. Ad oggi non conosciamo il numero degli investimenti, ma da qualche info che ci arriva siamo intorno ai 6-7 milioni, quindi quelli ordinari. Per quanto riguarda i prodotti, al momento la colpa viene data al periodo Covid, stiamo facendo una cassa integrazione a rotazione, ci sono pochissime persone al lavoro da 2 mesi a questa parte, però non vengono R&D e quindi i prodotti nuovi sono in stand by, dovrebbero ripartire a breve. Io penso che all'azienda, rappresentanze sindacali, noi possiamo concedere al massimo 1 mese, 2 mesi, dopodiché a noi devono dirci veramente chiaramente come sta la situazione economico, finanziaria, quali sono i progetti industriali di questo stabilimento, perché ad oggi non sono chiari a nessuno. Timori sulla ripartenza dovuti anche all'impossibilità dell'azienda di accedere al credito. L'azienda dice, lei ce l'ha detto più volte, di non avere l'accesso al credito. Questioni di negatività nella liquidità, nel bilancio degli ultimi anni, e di conseguenza non ha accesso a determinati crediti, nemmeno a quelli agevolati. Quindi al di là dell'ammortizzatore sociale non sappiamo quali strumenti possono essere messi a sostegno dell'azienda, se quelli finanziari non sono accedibili. Presumo, e non voglio essere un acciaio del malaugurio, però la vedo veramente difficile per i prossimi mesi che l'azienda riesca a lavorare normalmente, con le normali con i normali numeri di produzione. Adesso una notizia che riguarda il mercatone: c'è intesa sul ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga per causale Covid-19 per 9 settimane per i 1.643 dipendenti ex Mercatone 1 d'Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Ad annunciarlo è la Fisascat CISL, che con gli altri sindacati di categoria, la Filcams CGL e la Wiltux, ha formalizzato con la direzione M-Business SRL l'accordo sull'accesso all'ammortizzatore sociale in deroga per i lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione straordinaria a 0 ore fino al 23 di maggio, data prevista di cessazione del programma di esercizio di impresa avanzato dai commissari. La triade commissariale già da tempo ha avanzato istanza per ottenere una proroga del termine di esecuzione del programma, proponendo in alternativa l'introduzione di una norma ad hoc in attesa che l'emendamento proposto venga recepito nella fase di conversione in legge del decreto liquidità. Tale variazione consentirebbe di prorogare il programma dei commissari e di accedere alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività della durata di 12 mesi. Si formalizzano intanto le cessioni autorizzate dal Mise nelle scorse settimane. I sindacati hanno siglato con la direzione aziendale e i commissari l'accordo sulla cessione della società Rica Gest SRL dei 5 punti vendita di Calenzano, Monterosi, Roma, San Giovanni di Comacchio e Villanova d'Albenga, che prevede la piena salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, con l'assorbimento di 155 lavoratori. Dunque
una parziale buona notizia per i lavoratori abruzzesi. Proseguiamo adesso con il nostro telegiornale, andiamo a vedere la protesta di questa mattina a Pescara degli ambulanti del mercato di San Giuseppe che contestano la decisione dell'assessore al commercio cremonese di sospendere il mercato che doveva riprendere come gli altri dopo la quarantena perché non risulterebbe in regola. Tanti residenti in strada con i commercianti, vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Questo mercato non si tiene più da ormai dall'inizio della quarantena e non ci danno possibilità di riaprire, come è stata data già in tutto l'Abruzzo, ma anche in tutta Italia, di lavorare. Perché non lo sappiamo, l'assessore dice che più o meno non è un mercato istituito, quindi non ci sono regole ferree sui posti. Diciamo che il venerdì tutti hanno un posto assegnato, durante la settimana noi possiamo gestirci un po' i posti come vogliamo, ma tutti siamo disposti a fare anche un banco un po' più piccolo per dare la possibilità a tutti di lavorare e di avere una dignità lavorativa, di poter riportare uno stipendio a casa. C'è chi qui da 35, da 40 anni lavora solo in questo mercato e consuma, vende prodotti locali a chilometro zero, che sono sicuramente meglio di quelli nei supermercati che vengono dalla Turchia magari, venduti al chiuso. Noi vendiamo all'aperto, all'aria aperta, prodotti nostrani, prodotti a chilometro zero che fanno solo che bene e non ci danno la possibilità di venderli. Noi vogliamo solo riaprire, solo vendere. Voi lanciate un appello e vi rivolgete all'assessore al commercio del comune di Pescara Cremonese. All'assessore Cremonese, sì, ci rivolgiamo all'assessore Cremonese di farci lavorare, anche perché ogni giorno abbiamo pagato il posto pubblico che pare che non sia istituito, però pare che la bolletta ogni giorno la vengono a prendere, ogni giorno vengono da noi e noi paghiamo. Quindi o è istituito o non è istituito. Lì può vedere un divieto di sosta che insiste dalle 6 alle 14 tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno, quindi vuol dire che è istituito, non che non è istituito. Quindi decidessero un po' cosa fare e ci facessero lavorare, perché noi abbiamo bisogno di vivere. Avete cercato di interloquire con l'assessore? Abbiamo cercato di parlare con l'assessore lunedì al mercato dello stadio, ma non siamo riusciti a trovarlo, pare non sia proprio venuto. Abbiamo provato a telefonare e non ci ha risposto. E l'unica via siete voi giornalisti che ci date la possibilità di esporre i nostri problemi, perché sennò non sappiamo più come fare. Anche i cittadini che vivono qui, come potete vedere, chiedono di riaprire il mercato, anche loro hanno bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro. D'ora una notizia di cronaca, i carabinieri di Giulianova hanno arrestato gli autori dell'attentato compiuto con un ordigno esplosivo ai danni della pizzeria Anima Concept di Roseto degli Abruzzi, avvenuto all'alba del 5 di febbraio scorso, dando così esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, due uomini finiti in carcere e una donna agli arresti domiciliari. Sono accusati a vario titolo in concorso tra loro di tentata estorsione mediante l'utilizzo del metodo mafioso, danneggiamento e turbata libertà dell'industria e del commercio. Si tratta di un 36enne di origini campane ma residente a Roseto, della compagna 38enne rosetana e di un 38enne di Pomigliano d'Arco. Gli inquirenti avevano da subito ipotizzato che si trattasse di un atto intimidatorio a scopo estorsivo, poi in breve tempo ne hanno accertato anche il movente, dissapori e rancori maturati tra imprenditori concorrenti nel settore della ristorazione, oltre a pregresse minacce rivolte ai titolari della pizzeria oggetto dell'attentato. Riaprono i musei in Abruzzo come in tutta Italia, ma per alcuni siti poli museali ci sono dei problemi da risolvere anche con la sanificazione dei locali. Ai nostri microfoni il direttore del Museo Genti d'Abruzzo e Cascella di Pescara, Letizia Lizia. Vediamo il servizio. Un attimo solo. I musei che possono e vogliono farlo possono riaprire. E non tutti i musei lo faranno a livello nazionale, ognuno lo farà secondo le proprie modalità, le proprie tempistiche, perché in primis c'è il problema della sanificazione degli spazi che conservano un patrimonio di collezioni, spesso costituito da materiali delicati, materiali deperibili. E poi stiamo valutando di fare delle aperture per step, con gradualità, con sostenibilità, con nuovi paradigmi appunto, quindi erogare dei servizi
magari durante aperture serali in estate. Stiamo organizzando una serie di attività didattiche per bambini, per famiglie da fare negli spazi aperti della città, compreso il cortile Cascella del nostro bellissimo Museo Cascella, che è un cortile molto bello, ricco di storia e di verde. E poi abbiamo implementato i servizi digitali. Già alcune scolaresche che avevano prenotato delle attività didattiche ci hanno chiesto proprio di poter usufruire di queste modalità di didattica a distanza, quindi intendiamo comunque proprio implementare tutta questa nuova frontiera del digitale che ci si è aperta anche a causa di questa drammatica emergenza. Il problema vostro in particolare è quello degli ingressi contingentati, perché parliamo di locali al chiuso. Sì, alcuni spazi sono abbastanza piccoli, per cui il problema si presenterà soprattutto se ci saranno comunque dei gruppi di visitatori o di turisti che vengono dalla stessa regione, perché si parla molto anche di turismo di prossimità che ricomincerà proprio a partire dal mese di giugno, per cui dobbiamo organizzare e studiare anche dei percorsi monodirezionali, e i visitatori che entrano poi dovranno uscire non da dove sono entrati, quindi dobbiamo proprio ripensare completamente i percorsi di visita. Per questo ci vuole tempo, proprio per rendere un servizio alla comunità che sia il migliore possibile. E come ho avuto già modo di dire, comunque questa sorta di distanziamento fisico non sarà assolutamente un distanziamento culturale e sociale, perché i nostri musei gestiti dalla Fondazione Agenti d'Abruzzo, che lo ricordo sono il Museo delle Agenti d'Abruzzo e il Museo Cascella, sono musei di comunità, sono musei del territorio, quindi sono per i cittadini e con i cittadini, sono fatti dai cittadini, cioè per noi la relazione interpersonale è fondamentale, quindi cercheremo comunque di essere vicini al territorio, ai ricercatori, agli studiosi, agli studenti, a tutti coloro che fruiscono insomma, quotidianamente i nostri servizi nella maniera più efficace proprio possibile. Adesso andiamo a Teramo, dove il comune sta pensando a come riorganizzare il trasporto pubblico urbano per rispettare chiaramente la normativa di contenimento del contagio Covid-19. Al fine di ottimizzare le attuali corse degli autobus, l'amministrazione comunale ha pensato di scaglionare entrate e uscite dagli uffici pubblici e dalle scuole. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Le misure di contenimento del Covid-19 porteranno inevitabilmente ad una rivoluzione nei tempi e nei modi del trasporto pubblico urbano di Teramo. Basti pensare che se prima un autobus cittadino poteva contenere e trasportare 100 persone, oggi il numero è sceso drasticamente a un massimo di 12. Come fare dunque per garantire la mobilità a tutti? Bisognerebbe decuplicare le corse e questo è impossibile. L'assessore comunale ai trasporti, Maurizio Verna, pensa dunque ad un questionario da sottoporre agli utenti per capire le vere necessità di ognuno, e poi l'idea è quella di scaglionare le entrate e le uscite di uffici e scuole quando riapriranno a settembre. Dove prima con un autobus andavano 100 persone, oggi ne vanno 10-12, quindi siccome non possiamo far passare 10 autobus dove prima ne passava uno, stiamo cercando di mettere su un piano di utilizzo, quindi dei tempi e degli orari di questa città e quindi delle funzioni come gli uffici pubblici e le scuole, che sono quelle che poi danno maggiore concentrazione in alcune fasce orarie, quella della mattina, quella degli orari di zona di pranzo e quella del pomeriggio, per cercare di diluire al massimo questi tempi. Noi oggi manderemo una lettera a tutti i soggetti interessati, spero che anche la stampa ci aiuti in questa divulgazione, tutti i soggetti interessati, cioè chi utilizza frequentemente, costantemente l'autobus può riempirlo, molto semplice, 16 pagine, lo si trova sul nostro sito istituzionale, c'è anche un banner dove ci danno delle informazioni che poi noi saranno utili per sapere come viene utilizzato, quindi dove vanno, quando ci vanno, dove poter appunto pianificare un uso diverso, parliamoci chiaro, aprire e chiudere degli uffici, delle scuole in tempi differenziati. Se tutti quanti oggi iniziano alle 8 o alle 8:30, qualcuno potrebbe iniziare anche più tardi o prima. Oltre a riprogettare il trasporto pubblico urbano di Teramo, l'attenzione dell'amministrazione comunale si concentra anche sui contributi regionali ritenuti insufficienti per il capoluogo abruzzino, al quale viene riconosciuto un minor numero di chilometri rispetto alle altre province. Abbiamo un rapporto sproporzionato con gli altri capoluoghi di provincia, chi da 1 a 2, chi da 1 a 4 addirittura, questo non fa che poi che ricadere sui cittadini teramani, sugli utenti che ci chiedono costantemente di aumentare corse e chilometraggi. Noi facciamo quello che possiamo fare, abbiamo ultimamente aumentato delle corse di propria nostra iniziativa con una spesa comunale, ricordo quella dell'università, ovviamente i ragazzi dovevamo servirli, c'è una situazione veramente non più procrastinabili.
Adesso parliamo anche di sport. La gestione del singolo contagio è lo scoglio principale da superare per permettere la ripartenza dei campionati di calcio. Lo conferma anche il professor Vincenzo Salini, responsabile dello staff medico del Pescara e componente del comitato medico della FIGC. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. In caso anche di un solo contagio, quarantena per il singolo caso o per tutto il gruppo? Resta questo uno dei nodi cruciali per la ripartenza del calcio, un braccio di ferro in atto tra Comitato Medico della Federcalcio ed il Comitato Tecnico Scientifico. Lo conferma il responsabile dello staff medico del Pescara, il professor Vincenzo Salini, componente del Comitato Medico di FIGC e Lega DB, intervenuto ieri sera nella trasmissione Replay. Il nostro protocollo proposto dalla FIGC diceva che il giocatore soltanto il giocatore positivo andasse in quarantena con tutta la squadra. Sì. Il CTS ci ha modificato questo aspetto e ci ha detto che in realtà dovevamo mandare in quarantena tutta la squadra. Io penso che sicuramente questo sia uno scoglio da superare, perché se non superiamo questo scoglio difficilmente il campionato riprenderà. Per quel che riguarda la ripresa del campionato, è una bella domanda, nel senso che secondo me non tutte le componenti, non tutti gli attori di questa vicenda vanno nella stessa direzione. Riflessioni in corso anche per la gestione dei momenti a ridosso delle partite, se ci dovesse essere la ripartenza dei campionati. Stiamo cercando di capire se ad esempio prima di una gara debbano essere fatti dei tamponi per evitare che magari poi, perché sappiamo che quando si andranno a fare le gare i ragazzi saranno a casa e quindi stando a casa probabilmente il rischio, perché il problema di questa malattia sostanzialmente è che noi ci portiamo dietro degli asintomatici che sono assolutamente in condizioni perfette, quindi quella è l'unica difficoltà. Situazione tamponi. Per il professor Salini le squadre potrebbero avere il problema dell'approvvigionamento, questione che però non dovrebbe toccare il Pescara. Siccome, come è stato detto e ribadito dal governo, non dobbiamo togliere i tamponi da quello che è la necessità generale, noi abbiamo parlato già con la ASL di Pescara che ci ha dato disponibilità, chiaramente pagando avremo la possibilità di fare i tamponi. È evidente che se la ASL non dovesse averne, sicuramente noi saremmo in un secondo piano rispetto al cittadino normale, e ci mancherebbe altro, però credo che a Pescara questo problema non ci sia, mentre invece in qualche altro posto ci può essere, certo. Insomma, lei è fiducioso che si trovi in intesa anche col ministro Spadafora? Io penso di sì, ci sono continui colloqui anche stasera, ho parlato col presidente Barata non più di un'ora fa, sicuramente è normale che le cose sono, questo è un aspetto fondamentale, che le cose sono, diciamo, le leghe sono concatenate, quindi se ripartirà ripartiamo tutti, se non ripartirà non riparte nessuno. E su questo argomento il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato le modifiche del protocollo presentato dalla FIGC per gli allenamenti collettivi. Lo ha confermato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Il momento ci permette di rivedere le regole in senso migliorativo, ha dichiarato il Ministro, ed è giusto che anche il mondo del calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza. Ci sono chiarimenti sui tempi di quarantena e di isolamento, ha proseguito Spadafora, si raccomanda che i tamponi eseguiti non incidano, come abbiamo ascoltato anche nel servizio, sulle necessità della gente, e non ci sarà l'autoisolamento iniziale dal momento che non tutte le squadre hanno le strutture necessarie. Spadafora ha anche dichiarato di aver fissato una riunione per il 28 di maggio alle ore 15 con il presidente della FIGC Gravina e il presidente della Lega di A d'Alpino. Per quella data, ha concluso il ministro, saremo in grado di avere tutti i dati per decidere l'eventuale ripartenza. E con questa notizia si chiude questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Da parte mia vi auguro un buon proseguimento di serata.